Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni, alieni, alieni, andalieni. Oggi è martedì 18 agosto 2009 e mi informano che c'è un paginone del Corriere della Sera, tutta la pagina 19 dedicata agli alieni. Pensate voi, enigmi. Le autorità britanniche hanno sempre trattato gli avvistamenti con grande serietà. Alieni, dischi volanti e luci sospetti. Londra svela i suoi segreti sugli UFO. Negli archivi nazionali, oltre 15 anni di indagini della difesa. E poi, come finisce l'articolo? Come finisce l'articolo? Come finisce? Ma dagli archivi escono due certezze. La prima, nel 1993 i londinesi furono abbagliati da un dirigibile. Pensarono tutti che fossero arrivati gli UFO. Era invece la pubblicità di una macchina. La seconda, nel 1966, quando gli avvistamenti si moltiplicarono, traffico intenso nel cielo. Ma guarda caso, era appena cominciata la serie televisiva X-Files e nei cinema era sbarcata la pellicola Independence Day. Capito? Ma dagli archivi escono due certezze. Suggestione. E poi c'è quello miscredente di Margherita Hack. Margherita Hack. Margherita Hack. Le fanno una domanda a Margherita Hack. Persino il governo di Londra ha però un reparto che si occupa di dischi volanti. E lei risponde: poverina, è un retaggio della guerra fredda. Non credo agli avvistamenti di astronavi. È difficile distinguere un fenomeno naturale raro da un satellite o da un pallone sonda. È facile prendere a bagli guardando il cielo. Domanda: ma c'è una valanga di testimonianze? Risposta: sono allucinazioni, fenomeni della mente umana. Ho conosciuto da vicino persone che vedevano gli UFO. Margherita Hack. Margherita Hack, miscredente, miscredente, sono allucinazioni, fenomeni della mente umana. E poi, qua nel paginone viene intervistato Enrico Ruggeri, il quale dice: sono tante le testimonianze, non capisco gli scettici. Vabbè, sarebbe come intervistare un prete e dirgli che Dio non esiste. E non gli si può dire a un prete che Dio non esiste, se no il prete non mangia più, non c'ha più nulla di che sbarcare il lunario, cari amici, mi capite, vero? Enrico Ruggeri sugli UFO e sugli alieni ci sbarca il lunario, capito? Margherita Hack e Putin, Vladimir Putin, che esce dal KGB, è uscito dal KGB, oggi si chiama in un altro modo, è il servizio segreto russo. KGB è diventato premier, presidente di tutte le Russie. Dice che lui non ci crede agli alieni. Vabbè, io, cari amici, che vi posso dire? Ma che vi posso dire? Eccolo qua, hanno aperto gli archivi. Dice: dagli archivi escono due certezze, che si tratta di suggestione. Certezze che escono dagli archivi di Londra. Traversate un po' voi, archivi segreti. Gli archivi segreti, due certezze escono, che si tratti di suggestione. Ma cari, lo sapete che sono millenni e millenni che ci dicono che abbiamo a destra l'angelo custode e a sinistra il diavoletto. Non li vediamo, ma ci sono. L'angelo custode e il diavoletto. Degli alieni abbiamo sempre sentito parlare, solo che li si chiamava in un altro modo. L'angelo custode e il diavoletto. Oggi si chiama Alini, sì, sono qua, tra di noi, sono presenti, hanno bisogno di noi. Una volta li chiamavamo Angelo Custode, c'era anche la preghiera, Angelo Custode e il diavoletto, che facevano una guerra, no? Perché l'Angelo Custode ci voleva portare in paradiso, il diavoletto all'inferno. E adesso ci sono gli alieni. E vabbè, ah, Margherita Hack,
Non si dicono queste cose, Margherita Hack. Ah, va bene, cari amici, grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.